Ok, allora grazie, grazie di cuore a tutti voi, a Miriam, a Patrizia per avermi coinvolto in questa bella iniziativa, a tutti voi lettori erranti e saluto anche la cara Elisa che mi ha salutato in chat. Sono poco avvezzo a questa piattaforma, per cui avrei detto che fossimo tutti qua, cioè tutti quelli che vedo, in realtà Patrizia mi insegna che ce ne sono altri di voi che io non riesco a vedere. Ok, come vi ha anticipato Patrizia, io sono un autore, un illustratore di libri per bambini, ma non soltanto, però da tanti anni tengo degli spettacoli di teatro di figura con la musica, tratti proprio dalle storie dei miei libri. Per cui mi è capitato di avvicinarmi a questa tecnica di narrazione. Io non sono un esperto, intendiamoci, di Kamishibai, però ho fatto una certa esperienza direttamente sul campo, quindi nelle scuole, nelle biblioteche, e mi sono costruito un paio di Kamishibai che poi vi mostrerò, anzi tre. E un altro di cartone costruito appositamente per questa occasione qua, sgangheratissimo. Voi saprete sicuramente fare di meglio, anzi, vi dico subito che per il lavoro che ci aspetta con i vostri ragazzi, ci sarà da costruire anche un Kamishibai, sempre che già non l'abbiate. E i tutorial, insomma, sono innumerevoli su YouTube per costruire un Kamishibai abbastanza semplice di cartone, ecco. Anzi, ve lo mostro subito se permettete. Eccolo qua. Spero che la mia postazione sia efficiente, diciamo così, per tutte le manovre che andrò a fare. Matteo, scusami, allora ricorda a tutti magari di mettere il puntatore su Matteo in maniera da visualizzare lui in campo, In grano. diciamo, più o meno totale, sì. Certo, è meglio, grazie. Allora, questo qui è un Kamishibai veramente grezzo, realizzato con la carta di una scatola, col cartone di una scatola abbastanza spessa, spero che si vedano bene i dettagli. Ha due ali laterali attaccate semplicemente con lo scotch, in modo tale che resti in piedi. Sul retro, sul cosiddetto retro, il Kamishibai di cartone possiede una specie di tasca dentro cui facciamo passare i fogli delle nostre tavole illustrate, insomma, che saranno bloccati da un ulteriore listello laterale. Però adesso io ve l'ho mostrato così alla buona, ma sicuramente veramente su YouTube trovate una caterva di indicazioni, quindi non avrete difficoltà sicuramente. Allora, come mi piacerebbe come ho pensato di organizzare questi due incontri che ci vedono così insieme protagonisti? Oggi vi parlerò del Kamishibai, appunto, anche in modo piuttosto didascalico, soprattutto all'inizio, mentre la volta, ecco, spero di fornirvi oggi stesso degli spunti, degli stimoli su cui poi lavorerete con i vostri ragazzi in questi 15 giorni che ci separano dal secondo incontro, e durante il secondo incontro tutti quanti faremo una messa in scena, quindi ci mostreremo a vicenda i lavori eseguiti con i ragazzi, quindi mostreremo le immagini, racconteremo le storie, insomma, ideate, ok? Quindi partiamo, mi piacerebbe partire raccontandovi qualcosa del Kamishibai. Sono notizie che ho raccolto molto semplicemente da Wikipedia, visto che molto altro non ho trovato, però ho studiato e ve lo dimostrerò. Il Kamishibai è nato nel XII secolo in Giappone e veniva utilizzato dai monaci, soprattutto monaci, per impartire degli insegnamenti di carattere morale ai propri discepoli oppure soprattutto alla popolazione analfabeta attraverso delle storie. Poi questo Kamishibai, la tecnica si è consolidata attraverso una tradizione sempre più forte, appunto attraverso i secoli, e ha visto un momento di grande importanza, fulgore. E tra il 1920 e il 1950, ok? C'era questa figura del Gaito Kamishibaya, che era la figura del narratore proprio, che, come racconta il libro a cui ci ha accennato Patrizia, il signor l'uomo del Kamishibai, si montava sulla bicicletta, sto scatolone, perché a quei tempi il Kamishibai non era
pressoché piatto come siamo abituati a ricordarlo oggi, ma era una specie di cubo, di scatolone, con il quale lui, Gaito Kamishibai, raccontava le storie. Quindi lui raggiungeva i villaggi, soprattutto le zone più popolose di determinate giornate, ad esempio il giorno di mercato, si piazzava in un angolo e richiamava l'attenzione dei potenziali spettatori battendo dei pezzi di legno. I bambini accorrevano. Visto che lui vendeva dolciumi, gli compravano appunto delle caramelle, dei dolci e chi le comprava appunto poteva accaparrarsi i posti migliori, ossia davanti al Kamishibai, davanti alla narrazione, poteva cominciare ad ascoltare delle storie. Le storie che molto furbescamente il nostro Gaito rendeva seriali, nel senso che erano storie che poi lui interrompeva quel giorno per poi riprendere il giorno successivo o insomma il giorno in cui sarebbe poi tornato al mercato sulla sua bicicletta. In Italia, che io sappia, la cultura del Kamishibai si è diffusa soprattutto negli ultimi 15 anni e per merito appunto della casa editrice di Bazzano in provincia di Bologna, Arte Bambini, con la quale tra l'altro io tanti, tanti anni fa ho fatto il mio primo libro italiano, il cui autore era Pietro Formentini, che ci ha lasciato per Covid proprio nel 2020. Il titolo del libro, scusatemi la divagazione, era Storia della casa che voleva cambiare casa. E appunto Arte Bambini aveva prodotto inizialmente questa specie di valigetta narrativa munita di una storia tratta da un albo illustrato, poi ne avrebbe in seguito prodotte anche altre di queste storie. Erano le stesse illustrazioni del libro, private del testo, semplicemente il testo poi, come immagino sappiate, veniva collocato sul retro delle tavole illustrate. Negli ultimi anni è sorta anche l'associazione Kamishibai Italia, sempre di Bologna, con cui Arte Bambini collabora. Ok, quindi mi piacerebbe anche se non vi dispiace, come accennava Patrizia, raccontarvi alcune storie, sono le storie tratte dai miei libri che ho raccontato in questi anni e che continuo a raccontare tramite il Kamishibai. Userò quello di legno e userò anche alla fine questo qui di cartone. Dunque, una storia narrata con il Kamishibai. Mano a mano che procediamo il nostro incontro, approfondiremo alcuni aspetti che spero potranno tornarvi utili proprio per lavorare sulla vostra storia. Dunque, quando lavoriamo con il Kamishibai non dobbiamo dimenticare una cosa, cioè che noi stiamo facendo teatro, ok? È un teatro in scala, un teatro ridotto, un teatro di carta, perché dal giapponese Kamishibai significa proprio spettacolo teatrale di carta, ok? Quindi accentrare l'attenzione sul Kamishibai è estremamente importante, quanto ha bisogno di attenzione il palco di un teatro, tramite le luci, ad esempio. Io non ho assistito a tante letture con il Kamishibai, nelle quali viene utilizzato anche l'espediente scenografico, e io stesso non ne ho mai fatto uso, però perché no? Potrebbe essere un suggerimento, ad esempio poter abbassare le luci della stanza in cui si narra e poter puntare alcune luci sul boccascena. Boccascena è il buco del Kamishibai dentro cui vengono fatte passare, sfilare le tavole illustrate. Ok? Quindi potrebbe risultare interessante creare l'atmosfera in questo senso. Certamente il narratore deve avere una luce anche sul retro, perché se la sala è oscurata deve poter vedere il testo che legge. Ok? Le tavole, poi come sfilare le tavole? Questi sono un po' indicazioni abborracciate, come sfilare le tavole, sempre molto lentamente per quanto mi riguarda, perché comunque sfilare le tavole con troppa rapidità può suggerire un senso di sciatteria, anche di frettolosità nel gesto del narratore, e questo non va bene perché potrebbe comportare la disattenzione da parte del pubblico. L'importanza del testo poi. Quando noi leggiamo un testo,
Non dobbiamo leggerlo solamente, ma dobbiamo recitarlo, perché noi stiamo mettendo in scena, quindi attraverso la modulazione della nostra voce, un testo, imprimendo al testo stesso delle caratteristiche emotive, quindi per aumentare anche una gamma di sfumature che sicuramente attecchisce come si dice, nell'attenzione dello spettatore. È importante, quindi. Se il testo, ad esempio, è munito di dialoghi, meglio ancora, perché il narratore sarà chiamato ad attribuire a ciascun personaggio rappresentato nella storia una determinata voce. E anche questo accresce il senso di curiosità nei confronti della storia. I testi del Kamishibai. Allora, poi parleremo del testo alla fine verso la fine del nostro incontro. Non dirò tante cose, anche perché mi piacerebbe che si creasse tra di noi un minimo di interazione, quindi attraverso delle curiosità reciproche che potremo esprimerci, ok? Vi dicevo, quando leggiamo il testo non deve essere troppo abbondante. Infatti, quando vengono fatte delle riduzioni, chiamiamole così, dall'albo illustrato alle tavole per Kamishibai, vengono ridotti anche i testi, in un certo senso, vengono ripensati in modo tale che non siano troppo lunghi, se lo erano inizialmente. Questo perché non dimentichiamoci che lo spettatore ha voglia, una voglia pazza, perché è curiosissimo di vedere quello che sarà la prossima immagine che gli sfilerà davanti. Quindi è molto curioso. Testi non troppo lunghi, se sono, diciamo, di lunghezza media. Perché no? Possiamo cominciare a sfilare la tavola non appena abbiamo finito di leggerli. Se invece i testi sono particolarmente brevi, direi che possiamo aspettare un pochino prima di iniziare a sfilare l'immagine, anche per dare così modo allo spettatore di assimilare, di osservare, di incuriosirsi ai dettagli eventualmente. L'importante, a mio avviso, è non iniziare a sfilare un'immagine prima di aver finito di leggere un testo. Quindi questo per me è fondamentale. Un'altra componente scarsamente utilizzata, a me è capitato una volta di utilizzarla ed è assolutamente interessante e potenzialmente così densa anche di atmosfera, è l'utilizzo della musica. A me è capitato, ad esempio, di accompagnare con la chitarra l'autrice di un libro che avevo illustrato, che era Se ti prendo, edizione Sestante, un'edizione bergamasca. Durante quella narrazione, lei appunto leggeva il testo, io accompagnavo con la chitarra. Leggeva il testo e sfilava le immagini, le mostrava al pubblico, naturalmente. E potrebbe essere addirittura che il testo venga cantato. Ecco, queste sono piccole suggestioni che mi vengono in mente e che vi lancio. Venga cantato dal musicista stesso che sta accompagnando, oppure venga cantato addirittura dal narratore che chiaramente si deve coordinare con il musicista durante la lettura animata, anzi, prima possibilmente. Quindi integrare la musica, perché no? L'importanza dei dialoghi. A questo punto mi piacerebbe, proprio in relazione a questo tipo di narrazione, il testo, nel quale sono presenti dei dialoghi, raccontarvi Ho visto passare. Adesso vi mostro uno dei teatrini di legno, dei Kamishibai di legno che ho realizzato anni fa. E comincia proprio con la prima tavola del libro. Allora, questa è una storia piuttosto triste, stata pubblicata, si chiama Ho visto passare, è stata pubblicata nel 2014 dalla casa editrice La Memoria del Mondo di Magenta, provincia di Milano, e racconta, in una piccola introduzione, racconta di un viaggio di questo bambino che si chiama Tony con suo papà. Ok? Il bambino, mi sentite ogni tanto? Perfetto. Questo bambino in pratica guarda con gli occhi della fantasia ciò che gli si para davanti, guardando dal finestrino, ok? E lo descrive al padre. In pratica, nelle cose comuni che lui vede sfilare al finestrino, lui vede delle cose
fantastiche, miracolose quasi, e lo dice al papà, solo che il papà risponde sempre con un piglio quasi seccato, affatto affascinato da quello che gli dice il figlio. E questa è la struttura narrativa, e comunque che si capirà ancora meglio guardando le immagini. Ero con mio papà. Ho visto passare delle enormi scatole gialle, lucide, lunghe. Erano degli acquari con le ruote e trasportavano pesci danzanti nell'acqua azzurra. C'erano pesci maschio e pesci femmina e anche pesci bambino con la cartella sulle spalle e mi salutavano a volte con la mano, altre volte con la coda e continuavo a chiedermi come facessero a resistere da tanto tempo sotto l'acqua. E avrei voluto provare anch'io. Meno male, Tony, che siamo riusciti a prendere il tram. Eravamo già così in ritardo. Passando, ho visto delle piste per le macchinine pazzesche, così contorte che non si capiva quale fosse la partenza e quale l'arrivo. Avevano curve micidiali e i giri della morte da togliere il respiro. E le macchinine erano di mille colori e schizzavano impazzite come delle mosche. Andavano su, andavano giù, facevano salti perché la pista si interrompeva e poi atterravano su un'altra pista. Ma quando si decideranno a tagliare quelle vecchie piante? Accidenti! Ma cadono gli rami sulla strada, ma non lo vedi il comune? Passando, ho visto la mia iniziale in mezzo al cielo. Era gialla come la luna e così alta che non si vedeva la fine. Credo che avesse una punta aguzza con cui bucava le nuvole. Ecco perché vicino a lei le nuvole erano più piccole, come se fossero state sbriciolate. In basso, invece, non si capiva dove fosse attaccata. Spariva in mezzo alle case e forse spariva sottoterra. Uffa! Questi maledetti cantieri che bloccano il traffico e ci faranno arrivare in ritardo, ne sono sicuro! Ho visto passare un drago. Beh, non so, a me sembrava un drago con le ali piene zeppe di piume e la cresta spigolosa come una scatoletta di pietra. Però, a pensarci bene, poteva essere anche un cane che latrava felice perché gli erano spuntate le ali. Latrava forte, già. E passando tra le nuvole sentivo il buio e la freschezza della sua ombra gigante addosso a me. Ma proprio in pieno centro dovevano costruire il nuovo aeroporto. Ma come fa la gente che deve riposare? Ho visto passare un ferro da stiro che stirava le onde del mare. Strano che non affondasse, doveva pesare almeno 1 milione di chili. Però le onde lo prendevano in giro, secondo me, perché dopo averle stirate, queste tornavano a gonfiarsi e crescevano anche. Alle 4. Invece perché dice che abbiamo tutto da giambra? Oh, Rudy, 2 ore e sette, chiude 2 ore. Spegnete i microfoni, per cortesia. Sì, l'ho spento io, va bene così, Prima grazie. narrazione in collettivo. Va bene. Ho visto passare un ferro da stiro che stirava le onde del mare. Strano che non affondasse, doveva pesare almeno 1 milione di chili. Però le onde lo prendevano in giro, secondo me, perché dopo averle stirate, queste tornavano a gonfiarsi e crescevano ancora più alte di prima. Allora il ferro da stiro si girava e tornava indietro per schiacciarle di nuovo. Povero ferro da stiro! Ah, che fastidio! Tutte le volte che passiamo vicino al porto sento un sacco di spruzzi e mi bagnano!
quando esco da scuola, quando mi affaccio alla finestra e quando scendo le scale, tutte le volte che vado a fare la spesa e quando prendo le costruzioni e le mie macchinine, quando sfoglio i miei libri, quando sistemo la mia cameretta, quando è ora di cena, quando salgo in macchina o quando salgo sul tram, io vedo passare il mio eroe, ma lui non se ne accorge mai. E questa, decisamente, una storia che io ho sempre considerato rivolta quasi più ai genitori che ai figli, è una di quelle che ho letto più spesso, insomma, anche perché contiene un testo, a differenza di altri miei, piuttosto, insomma, corposo, per cui mi piaceva, insomma, far passare certi pensieri anche attraverso il testo e non solo attraverso delle immagini che avete visto, sono delle immagini molto, molto semplici, viste in sezione, che si ripetono attraverso questa continuità che viene data dalle sagome dei due protagonisti, è realizzato a collage, ma poi entreremo anche nel merito di questa tecnica del collage. Benissimo. Una storia illustrata senza testo. Ok, naturalmente si può pensare di raccontare una storia così realizzata senza il testo, però è chiaro che è molto rischioso. Io non cioè starei molto attento a non raccontare una storia a raccontare una storia senza il testo a dei bambini molto piccoli, perché questi sono attratti non soltanto dalle immagini, più delle volte anche dai suoni e dalla musica, eventualmente dai toni della voce, dai rumori, per cui dei bambini molto piccoli, che ne so, della scuola materna, forse non sono un target ideale per raccontare una storia senza il testo. Però molto più interessante, e lo vedremo fra un pochino, è raccontare un testo, raccontare, pardon, una storia in collaborazione con il pubblico. Cosa vuol dire? Vuol dire che sfilando l'immagine, il narratore potrebbe lanciare un incipit di questa storia, cioè leggere proprio quella parte del testo relativa all'immagine che il pubblico sta guardando, e a turni potrebbero essere gli spettatori stessi del pubblico a proseguirla questa storia. E quindi il narratore inizia e lo spettatore finisce. Oppure, altrettanto stimolante, sarebbe che a turni fossero i partecipanti, gli spettatori, a raccontare la storia. Quindi arriva un'immagine, uno spettatore semplicemente racconta quello che vede, racconta non soltanto descrivendolo, è chiaro che non è sempre così immediato trovare a stanare delle suggestioni dentro di sé quando si guarda un'immagine, però sicuramente è un esercizio di fantasia fondamentale, come il buon Rodari ci ha insegnato tante volte. E quindi a questo punto lo spettatore prende il posto del narratore, che cioè, si trasforma in semplice, però fondamentale, sfidatore delle immagini, d'accordo? Quello che ho fatto io, che adesso vi mostrerò, è molto, credo, lo è sempre stato almeno, molto divertente, perché si tratta di raccontare un testo in rima. Questo, quindi una filastrocca, mettere in scena una filastrocca, è molto divertente perché nel mio caso iniziavo a leggere il sonetto, per intenderci, della filastrocca, a chi l'accende prima, ok, da parte del pubblico saltava fuori quello che indovinava la rima baciata che avrebbe chiuso la frase. Questo è questo che ho fatto con un progetto mai pubblicato che si chiama Pesci Fuori. E io comincio per raccontare questa storia, inizio a dire ai bambini che sono un sub, e tra le tante cose che faccio sono anche un esploratore degli oceani. E gli mostro il mio fisico, ok? Dico, guardate un po', non potrei che essere uno sportivo, io non è vero niente, al contrario. E gli racconto di aver trovato delle specie di pesci particolarissime, assolutamente originali. Non sono i soliti pesci comuni che quasi tutti noi conosciamo, ma sono dei pesci che ricordano un oggetto di uso comune. Per cui,
i bambini sono chiamati inizialmente a indovinare di che pesce si tratta e successivamente devono completare il sonetto dedicato a questo pesce. Mi piacerebbe farlo con voi. Io, Patrizia, non so se si può fare, bisognerebbe che tutti attivassimo l'audio e ci parlassimo addosso. No, io credo che possiamo utilizzare la chat in questo, oppure cioè per cercare di fare le cose con ordine, o scrivere in chat i finali, diciamo, oppure alzare la mano. Abbiamo la funzione di alzare la mano, quindi si può utilizzare quella. Fammi un po' vedere, alza la mano, vediamo. A parte che se io sono dietro, che mi ci vai, non vedo un fico, dico No, così. no, infatti, no, vabbè, te lo dico io. Allora, facciamo così. Io o io o Miriam lo possiamo fare. Io tolgo adesso la funzione, non ti punto io sullo schermo, così loro ti puntano, gli altri partecipanti ti puntano e io controllo le mani alzate o assieme a Miriam, magari aiutata anche da Miriam, va bene? E diamo la parola mano a mano. Va bene? Facciamo così. Proviamo. Proviamo a fare così, poi ovviamente se qualcuno ha un'idea e la vuole scrivere subito, la scrive sulla chat e poi li chiamiamo mano a mano. Penso che sia un modo più ordinato, visto che a distanza dobbiamo trovare Siamo delle strategie, ok? Va bene. Allora, parti e poi vediamo cosa Allora, succede. spero che vediate abbastanza bene, insomma. Si vede una parte del... Allora, vediamo se riesco a spostarmi un pelino indietro, così, senza far crollare nulla. Si vede qualcosina? Sì, così, Ragazzi. così si vede meglio. Perfetto, l'ho raddrizzato un po'. Allora, il primo pesce che ho incontrato appunto durante i miei pellegrinaggi sottomarini è questo tipo. Adesso io vi chiedo, così comincia proprio la narrazione, chiedo di indovinare di che pesce si tratta, osservando quello che fa, il gesto che fa, la sua forma, le tracce che segna appunto, con cui segna il fondale. Allora, voi dovete dirmi pesce, lineatina, che vi ricorda? Pesce, ma no, ma che compasso! Sì, allora il pesce Elisa. silurio esiste. Attenzione, sono pesci, ve lo ricordo, che insomma, originali, insomma, che esistono nella mia zucca. È un pesce razzo cinese che ha sbagliato rotta. No, chi ha scritto pesce matita ci è andato abbastanza vicino, ecco, quindi Maria Rosaria. Pesce carino e simpaticissimo, Allora, vi ha Pesce. lasciato l'indizio Pesce io. foca, pesce carina, Allora, pesce chi ha scritto foca, nella tua chat? pesce polpetta è anche meraviglioso, pesce pennello, pesce patata americana, io te le Allora, dico. voi state sparando a vanvera, io lo so. Però tu non ci hai dato il famoso incipit che ci No? dovevi dare da completare. Allora, no, 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 no. Allora, forse non mi sono spiegato. All'inizio voi dovete indovinare di che pesce si tratta e chi ha scritto pesce matita, l'ho detto, vi ha lasciato un buon suggerimento. Quindi su quella falsa riga proseguite le vostre prove, insomma. Premetto che io non ti vedo quasi per niente perché sei un santino per me, nel senso che se non ti punto per Ah, vedere le loro bene, mani. Allora, Elisa bene. Vedi che Chiriano, mentre mano l'africana. alzata. Elisa. Non è il pesce No, penna, sempre no, più no. vicini. Sì. Adele. È un pesce gomma. No. Chi ha scritto penna, Pesce veramente? stilografica. No. È un sinonimo di penna, dai, vi ho detto tutto ormai. È quasi un sinonimo. No. Pesce pennarello scrivono. Io ti... Oh, brava Daniela. Daniela ha vinto una valigetta di Shanghai di arte bambini che vi spedirà. Evviva! Allora adesso io comincio, è adesso che comincio a descrivervi il pesce, è una specie di trattato in rima questo qua sui pesci. Quindi, se trovi parole scritte un po' male sulla sabbia del fondale, è il pesce biro che va in giro a scrivere versi alla sua bella.
dimenticando che la corrente continuamente lì dai, eh. Cancella, Beh, sì, cancella. eh. Oh, boh, ci siamo. Che parto travagliato. Poi, secondo pesce, eccolo qua. Questo è facile, molto facile. Banana. Lampante. Embe, pesce Amaga, banana, brava amaga. Simona. Ok. Allora, è giallo e come profuma? Ha la forma di mezzaluna. Infatti si fa chiamare pesce banana, frutto di mare. Durante la settimana litiga continuamente col pesce melanzana. E il pesce banana che fa? E ad ogni scaramuccia il pesce banana che fa? Naturalmente sì. Sbuccia. Ok, qui mi sono impappinato io, vi chiedo scusa. Comunque era il pesce banana. Ciao Anna Maria. Ciao Matteo. Ehi, ciao. Ciao caro. Allora, qui vi frego un po', vi ho già dato un indizio, però sono, non è per niente facile. Questo però provateci, dai. No, no. No, Daniela, adesso non è che puoi indovinare tutte le volte. Poi, volpe, no. Occhiali, no, 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 siete fuori, fuori. Pesce pipa di Magritte, no. Niente, dai. Allora, ragazzi, vi deluderò, perché questa qui è la trota, va bene? Questa qui è la trota. Dai. Ecco, però io vi ho detto, ma pesci originali, ma la trota non è per niente un pesce originale, è un pesce comune, è vero. Però quella volta ho fatto il mio tuffo, mi sono lanciato verso gli abissi marini, marini o di fiume, ho trovato una semplice trota, non ho trovato altro. Allora le ho conficcato una rotella nella pancia, eccola qua. Infatti, se ci fate caso, c'è una rotella conficcata nel ventre. E infatti la trota si aggancia una ruota alla pancia per fare sul fondo le gare col rombo. E questa qui l'ho fatta io tutta quanta. Prossimo pesce. Anche questo è abbastanza dire. No. Bravissima, bravissima la Cristina. Gattu, gattuso. Ok, è pesce fiore, ragazzi. Ecco un prato con un fiorellino, ma il prato non è un prato, ma è un fondale marino. E il fiore non è un fiore, ma è proprio un... E Girasole. la rima dove sta? Bravissima Adriana, Pesciolino. vai. Pesciolino, naturalmente, che faceva rima con fondale marino. Ah, sì. Ok, qua vi voglio, qua ci sarà da combattere. Pesce, allora, Maria Rosaria, allora, siete, beh, ci siete quasi tutti quanti, però adesso dobbiamo entrare nello specifico, ok? Chi ha detto sacco, sacchetto, cioè, però di che tipo di sacco si tratta? È il pesce? Spazzatura. Vediamo un po', no? No? Né rifiuto né immondizia? No, è indifferenziato. Daniela, fa la brava. Pescica. Cos'è? Pesce? Sacco di soldi. No, riciclo. Il pesce riciclo, no. Avete esaurito. Che, allora, qua chi ha detto. Chi ha detto spazzino? No, no. Chi ha detto spazzatura ci è andato molto vicino. Si tratta di pensare a un sinonimo tutto lì. O non si usa dalle vostre parti, questo può essere. Ecco, attenzione, Oreste, Oreste. Ci sei, Oreste, vai. Pattumiera. Oh. Bravissimo. Simona ha concluso, insomma, gioco facile per Simona, gioco facile. Era il pesce pattumiera. Infatti, se guardate bene, la coda e il musetto sembrano un sacchetto. Infatti, qui in Riviera è detto pesce.
Pattumiera. Oh, dai. Pesce becco, no. Assolutamente. Allora, Elena, sei in ritardo, però potresti riscattarti indovinando di che pesce si tratta. Che forma ti ricorda questa qua? No, Vediamo. Giovanna. Vediamo. Pesce lumaca? Eh No. sì, anche a me. Che cosa anche a me? Un pesce lumaca. No, no, No. no. Ancora ocarina, ce l'avete? No, tartaruga, ma che è la tartaruga? Che è? Imbuto? No, anche se può ricordare. No, pesce. Non è il pesce piede. Chi ha detto trombetta? C'è, ragazzi, c'è poco da girarci attorno, no? Attenzione perché la murena è veramente un pesce. Noi stiamo parlando di pesci un po' originali, insomma, che non esistono in realtà. Non è il pesce sax, non è il pesce flauto. No, dai, costa ocarina, no? Oh, mizzega Carolina, era ora. È il pesce tromba, ragazzi, molto, molto semplicemente, pesce tromba. Allora, in tutto il mare un suono rimbomba e giunge delle volte anche in superficie. È la strana musica del pesce tromba che quando scoreggia si sente felice. Il suono che invece non si sente è la musichina del pesce trombetta, che spinge, soffia ininterrottamente, ma quello che gli riesce è solo una. Oh. Puzzetta. Chi è che ha scritto? Ma Daniela? Puzzetta, chi ha detto puzzetta? Ok. Una polpetta. Ok. Benissimo, eccolo qua finalmente. Questo è vostro, dai. Elefante, no? Allora, qui è saltato fuori prima, qualcuno l'ha anticipato. Pesce maialino, no? Pesce mamma. Imbuto, imbuto. Non è imbuto? Allora, se guardate, forse ce ne sono due, cosa dite? Vuol dire che insomma, ha delle trasparenze. Ci sono delle trasparenze. Cosa significa questo? Girino, pesce girino. Ricorda sempre quasi sempre un oggetto, è qualcosa di inanimato comunque. Oh, bravissima Morena. Però Morena ti voglio un pochino più argomentativa, eh? Non buttarla così. È il pesce bottiglia, ok? Per cui. Pure Ressel l'aveva scritto. Quale. Sì. Come? Non ho capito. Anche Ressel l'aveva scritto bottiglia. Sì, ma diamo precedenza alle donne. Ah, certo, Grazie, indubbiamente. ok. Non è un obbligo dare precedenza alle donne. No, no. Bene. Però siccome qua di... Sarà sessismo, se no. Guarda Matteo, il problema è Ehi. che qua di corsisti, diciamo, io e Salvatore, poi il resto sono tutte donne. Chi se le mette contro? Te. Allora, Oreste, quale meraviglia nel mondo marino? Ma il pesce bottiglia che aspetta un bambino. Cos'è che tintinna per la grande fretta la piccola pinna del pesce? Bottiglietta. Bottiglietta. E per finire questa serie di pesci un po' stra... Oh no, allora, no, state sbagliando tutti. No, non è pesce foglia, ragazzi. Aguzzate un po' la vista, però. No. Piuma. No. Patata. Sembra una bocca, delle No. labbra. È vero, lo ricordano, ma non sono labbra. Niente, mandorla, anche la può ricordare Ostrica. vagamente anche la forma di una mandorla, ma non è. Ostrica. Visa. Guscio.
No, guscio di noce. No, foglia è già stato detto almeno 74 volte e non lo... herpes. Non è il pesce herpes. Non è l'ostrica, ragazzi, ma no, che c'entra? È proprio un molluto. Una piuma? Chiedo una piuma. Da casa. Allora, chiedono un aiuto, benissimo. Che Oreste, chiedo... Bene, che cosa vi ricorda dalla forma, sto pesce? Una piuma? No. Non è il granchio. Allora, dite un po', cosa vi ricorda? Nuvola. No. Che barca. Niente, dai, ve lo dico, perché se... Rosetta, stai attenta a quello che scrivi, stai attenta alle consonanti. Dai che ci sei, Rosetta. Vediamo se Rosetta col prossimo tentativo sbaglia. La testa. No, no. Niente, si è andata fuori strada, eh. Allora ve lo dico, è la fogliola, va bene? La fogliola. Insomma, fatica. La foglia l'avevo detto io, eh. La fogliola l'avevo detto no, prima. È con la F, è fogliola. Dillo, è fogliola. Diceglielo. È la si, vede, si vede che non fate pesca subacquea qua, dai. È la fogliola, ragazzi, allora. Dal pelo dell'acqua scende piano come una foglia dal vecchio ramo e quanta dolcezza è precipitare nel blu profondissimo del suo mare. Infatti il fondale si sta ricoprendo di centinaia di fogliole gialle. L'acqua del mare è un albero stupendo piantato nel buio di un'immensa valle. E questo era l'ultimo, la fogliola, insomma. Adesso ritorniamo al pesce biro e ricominciamo, ok?